Dicono che l'Italia è il paese più bello del mondo. Semplice, direte voi. Avete Roma, Venezia, Firenze, Bologna, solo per citarne alcune, tra le più conosciute. È vero, ma lo spirito di questo paese, autentico, passionale, un po' guascone, vive anche dentro le migliaia di comuni disseminati lungo lo stivale. Ognuno con una forte identità, una storia, un sapore, per ognuno unico. E poi sono arrivato in una piccola gemma incastonata tra gli Appennini e la costa, situata nel cuore della Romagna, terra scelta dai Romani nel secondo secolo avanti Cristo per crearvi un foro. Sono arrivato a Forlimpopoli. Volete sapere perché amo questa terra e la sua gente? La prima immagine che ricordo è senza dubbio quella della rocca rinascimentale. Domina la piazza centrale su cui si affacciano il Palazzo della Torre e il settecentesco Palazzo Colombani Ginanni. L'estate prende vita, ospitando suggestive occasioni di incontri culturali. Il film all'aperto, la musica, ho ancora nelle orecchie le note di un concertino jazz visto sotto le stelle. Un'emozione unica. Imponente e suggestiva, ospita il comune e il museo archeologico. Gli antichi romani, i fasti dell'epoca, vivono ancora all'interno del museo archeologico locale, che raccoglie un'ammirabile collezione di anfore. Parte di questo glorioso passato giace ancora nelle viscere di Forlimpopoli. Nuovi reperti aspettano ancora di rivedere la luce. Il mio percorso artistico tra le vie del paese si fa più coinvolgente, quasi spirituale. Incontro la Basilica di San Ruffillo, patrono della città, con le sue arche rinascimentali e le sue pale d'altare. La Chiesa dei Servi, edificata nel XV secolo sulle spoglie dell'ospedale e oratorio che offrivano conforto ai viandanti. Una vocazione, l'ospitalità, che la comunità ha saputo mantenere viva e trasformare in una grande risorsa. Ancora prima di raggiungere il centro del paese, incontro come fosse lì a darmi il benvenuto la statua dedicata al più illustre dei suoi cittadini. È qui che è nato Pellegrino Artusi, padre della cucina moderna italiana. Oggi il complesso della Chiesa dei Servi ospita Casa Artusi, dedicato al celebre gastronomo. È un vero e proprio tempio della cultura gastronomica in Italia. Un'ampia raccolta di volumi, donati dallo stesso Artusi al paese natale, ha contribuito a dar vita alla biblioteca storica. Qui ho anche imparato a fare la piadina romagnola. Nella moderna scuola di cucina si insegna come preparare le prelibatezze gastronomiche del territorio e le buone pratiche domestiche. E in nome di Marietta Sabatini, cuoca di Artusi, è nata l'Associazione delle Mariette, che promuove la cucina tradizionale. Percorrendo i diversi spazi di Casa Artusi, si arriva al ristorante. Lì ho finalmente assaporato le ricette del celebre gastronomo, frutto di una geniale combinazione di sapori. Ogni anno, in omaggio al padre della cucina moderna, Forlimpopoli celebra l'ospitalità, mettendo in scena la festa artusiana. Ho potuto vivere a pieno la festa attraverso i colori e i sapori diffusi dalle piccole osterie e ristoranti, allestiti per l'occasione in tutto il centro storico.
tra un piatto tipico e un sorso di vino, cullato dalle note di una milonga suonata in una piazzetta poco distante, mi sono risvegliato il giorno dopo con il ricordo di un'esperienza indimenticabile. In nome dell'Artusi vive anche l'Istituto Alberghiero, che prepara centinaia di studenti alla difficile e mirabile arte dell'accoglienza. Passeggiando per il centro, noto che quasi tutti gli esercizi commerciali hanno le vetrine coordinate, un tipico tendaggio rosso. L'hanno chiamato Shopping Pellegrino, un marchio che richiama la filosofia artusiana ispirata alla qualità e al gusto dei prodotti. Ho scoperto che a Forlimpopoli le occasioni per festeggiare e rievocare il passato non mancano. Come la Sega Vecchia, la più antica e al tempo stesso allegorica delle feste cittadine, che perde nel tempo la sua tradizione. O ancora il Festival di Musica Popolare, organizzato dall'omonima scuola, trasforma il paese in un crocevia di culture musicali provenienti da tutto il mondo. E trova origini, in un passato remoto, la festa rinascimentale Un Dè in Tla Roca, che rievoca il ritorno a Forlimpopoli di Brunoro II dalle terre di Francia. E francese è anche la città gemellata con Forlimpopoli, Villeneuve-Loubet, dove nacque lo chef dei re, il re degli chef, Auguste Escoffier. Dalla piazza centrale, intitolata Garibaldi, che ebbe occasione di fermarsi a Forlimpopoli, si arriva all'antica Via Emilia, voluta dai Romani per consolidare il controllo della pianura più fertile d'Italia. Di questo viaggio, che è giunto al termine, porto un bagaglio pieno di emozioni e di sapori e un sicuro insegnamento. La miglior salsa che possiate offrire ai vostri invitati è un buon sorriso e una schietta cordialità.